Buongiorno, questo è un video che mi è stato richiesto dall'ufficio delegato all'orientamento della scuola di ingegneria per presentare il corso di ricerca operativa sia agli studenti in ingresso sia agli studenti in itinere già iscritti al corso di laurea. E, come sapete, di solito queste presentazioni vengono fatte in presenza, ma vista l'emergenza e la situazione in cui ci troviamo, quest'anno è stata scelta questa modalità di realizzare piccoli video di una ventina di minuti circa per la presentazione delle singole materie. Ora, già io vi introdurrò molto brevemente all'argomento della ricerca operativa, quella che io chiamo la scienza delle decisioni, la scienza per prendere decisioni in modo razionale. Già il fatto che voi stiate ascoltando, guardando l'inizio di questo video è già un segno positivo, perché vuol dire che non vi siete lasciati frenare dalla stranezza del nome. Ricerca operativa è un nome che a pochissime persone ispira qualche pensiero. Voglio dire, se io vi parlassi di meccanica quantistica, probabilmente quasi nessuno saprebbe esattamente di cosa si tratta, però saprebbe collocare quell'argomento nella fisica avanzata, nella scienza, saprebbe dire magari due parole sull'argomento. Se io vi dico ricerca operativa, probabilmente questo non vi dice assolutamente niente. Allora, lo scopo principale di questa mia breve introduzione è dare un significato a questo nome, ricerca operativa. Vi dirò qualcosa sulle origini del nome. E dopodiché vi farò vedere solo un esempio. Gli esempi potrebbero essere tantissimi. Io stesso ho scritto un libro di quasi 500 pagine solo di esempi di applicazioni possibili per la ricerca operativa. Quindi ve ne farò vedere uno soltanto per capire un pochino il senso di una materia come questa. Prima di fare questo, dico due parole su chi sono io e come mai mi presento questo corso. Io sono, mi laureai molti anni fa in matematica all'Università di Milano. Da parecchi anni sono alla scuola di ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze, dove mi occupo per l'appunto di ricerca operativa. Mi occupo anche di questioni organizzative e scientifiche all'interno del dipartimento. Il dipartimento a cui io appartengo è il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Coordino il corso di dottorato in ingegneria dell'informazione, per l'appunto, e sono responsabile di un laboratorio dove lavorano una decina, di ragazzi, dottorandi, assegnisti di ricerca, e dove transitano numerosi, studenti per la tesi di laurea, sia triennale che magistrale. Dal punto di vista della didattica, nella mia lunga carriera, ho insegnato corsi con molti titoli diversi. Vedete qua alcuni nomi in particolare, qui c'è un errore, ho insegnato varie tipologie di ricerca operativa. Management Science, questo è un nome che già vi dice qualcosa sulle cose di cui andremo a parlare. La scienza del management. Allora, management sembra una dote naturale, sembra qualcosa che si impara a economia o nelle scuole di business. Noi ci occupiamo della scienza del management, cioè prendere decisioni manageriali di impatto anche sulla gestione aziendale, ma non solo, con un metodo scientifico rigoroso, con un approccio razionale. Ho insegnato un corso che si chiama Metodi e modelli per prendere decisioni. Ho insegnato probabilità, statistica, vari altri corsi. Questi indicati in blu sono i corsi che insegno in questo momento: un corso di Optimization Methods, che è un corso per la magistrale di ingegneria informatica, in cui si tratta appunto di algoritmi e metodi per l'ottimizzazione, un corso di Optimization and Data Science per gli ingegneri gestionali, sempre magistrali, e un corso che si chiama Operations Management, che viene tenuto per gli studenti della New York University, nel campus di Villa La Pietra, qui a Firenze.
Fino al 2011 io ho fatto questo, ho fatto didattica e ricerca in questo settore con grande soddisfazione, è un mestiere bellissimo. Che è successo? Nel 2011 un paio di miei dottorandi si trovavano, uno in California come parte del loro studio di dottorato e un altro in Canada. Sempre come parte del suo ultimo anno dello studio di dottorato, tornarono dalla loro esperienza all'estero e vennero da me dicendo facciamo una startup. Io dissi ok, fatela, che c'entro io? E loro dissero no, vogliamo farla insieme. Si fece e nel 2011 facciamo partire questa startup che si chiamava KKT. Un nome che come ricerca operativa è un nome che non dice niente a quasi nessuno, però a chi studia la ricerca operativa questa sigla dice molto perché è il nome di un teorema molto famoso. Bene, decidemmo di fondare questa startup, questa era piccina piccina, io facevo consulente scientifico, chi lavorava erano gli altri due, poi uno andò via in realtà, quindi restò uno solo a lavorare per davvero. Brevemente si specializzò in strumenti software as a service che allora erano abbastanza innovativi, ora sono la norma. Svilupparono vari tipi di software per risolvere problemi decisionali di tipo diverso, ma uno fu particolarmente azzeccato e fu una soluzione specializzata per il vehicle routing, una sorta di generalizzazione di un navigatore, però orientata al trasporto merci e alla consegna di migliaia di pacchi con centinaia di mezzi di trasporto. Svilupparono un software che si chiama Routis.com. Questo software venne subito notato, veramente dopo pochissimi giorni, in poco tempo la società diventò parte di un gruppo molto dinamico, molto importante di Dublino che si chiama Fleetmatics, è un gruppo di un migliaio di persone circa dedicato all'intelligenza a bordo veicolo. Questa Fleetmatics a sua volta nel 2016 diventò parte del gruppo Verizon, il colosso americano delle telecomunicazioni, e vabbè, tuttora KKT, partita da questo nucleo originale, è un'azienda in grande sviluppo con base a Firenze. Fa parte del gruppo Verizon Connect, si dedica alla ricerca molto avanzata sui veicoli connessi, in particolare sull'intelligenza a bordo, elaborazione delle immagini che provengono da veicoli in movimento. Occupa una quarantina di persone a tempo indeterminato. Ed è in continua evoluzione, cioè, continua anche a mantenere dei rapporti di ricerca col Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Siccome questo aveva funzionato nel 2016, assieme ad altri ragazzi, ho fondato una seconda startup che si chiama Intuendi, questa è ancora in attesa di diventare grande, e questa seconda startup si occupa di e-commerce, in particolare di previsione della domanda e previsione e gestione ottimizzata dei magazzini per aziende abbastanza specializzata per e-commerce, che tra l'altro in questi giorni capite bene quanto sia rilevante una gestione oculata della logistica e dell'organizzazione di aziende che fanno vendita online. Basta, smetto di parlare di me, vorrei raccontarvi qualcosa sulla ricerca operativa. Le origini, intanto, il nome. Questo nome, ricerca operativa, la parola operativa probabilmente vi suscita qualche ricordo collegato a situazioni militari. La ricerca operativa nasce ben prima della Seconda Guerra Mondiale, però il nome nasce in connessione con gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Se qualcuno di voi ha visto questo film, The Darkest Hour,
Buona parte dell'azione di questo film si svolge nei sotterranei di Downing Street, dove si sta organizzando tutta la macchina dell'intelligence legata all'inizio del conflitto. In quegli uffici, no, non si vede nel film, però si trova documentato, si legge sulla storia della Seconda Guerra Mondiale scritta da Churchill, per esempio, ma in tanti documenti, e in quegli uffici ce n'era uno al di fuori del quale c'era un'etichetta con scritto Operational Research Group. Cioè, il gruppo di ricerca operativa era un gruppo nato in occasione del Secondo Conflitto Mondiale. Come era fatto questo gruppo? Era un gruppo multidisciplinare. E questa è una delle belle caratteristiche della ricerca operativa, cioè metteva insieme persone con competenze diversissime. Il capo, diciamo, il coordinatore era Sir Blackett, che vinse poi il premio Nobel per la fisica, quindi era un fisico, ma assieme a questo fisico c'erano psicologi, economisti, matematici, c'erano persone di estrazione molto diversa, militari ovviamente. Lo scopo il compito di questo gruppo era quello di analizzare dal punto di vista razionale le operazioni militari, cercare di dare un supporto alle decisioni prese dai responsabili delle operazioni, dare un supporto decisionale basato su elementi razionali, non sull'istinto, sulla esperienza, ma su numeri, su dati, su concretezza. Incontrò molto scetticismo all'inizio, e questo è il problema che la ricerca operativa ha tuttora. Molti dicono: ma io questo mestiere lo faccio da decenni, arrivi tu che non ne sai niente, come fai darmi dei consigli buoni? I consigli buoni nascono dal fatto che noi usiamo delle tecniche che si basano sulla razionalità, sul prendere decisioni sulla base dei dati disponibili nel miglior modo possibile. Non prendere, scusate, le decisioni, ma suggerire le decisioni. Il supporto, l'aiuto alle decisioni è l'elemento fondamentale. Bene, questo gruppo di scienziati e non guadagnò grande credito e fiducia grazie al fatto che contribuì in modo fondamentale a un'operazione che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale legata alla cosiddetta battaglia d'Inghilterra. L'operazione in particolare fu quella dell'utilizzo al meglio dei radar. I radar erano stati inventati da poco, i militari avevano capito più o meno cosa fosse il radar e avevano chiesto a questo gruppo di scienziati di costruire il raggio della morte con questo nuovo oggetto. Gli scienziati dissero subito che era una stupidaggine fare il raggio della morte, ma che questo oggetto, il radar, poteva essere usato molto bene per far tutt'altro, cioè per fare detection, cioè per scoprire in tempi utili l'arrivo, l'avvicinarsi di aerei nemici. Questo gruppo contribuì a decidere dove mettere i radar in modo ottimale, dislocare questi pochi radar esistenti in modo ottimale, e questa dislocazione fu un elemento cruciale nella vittoria della Seconda Guerra Mondiale. C'è anche un libro interessante che si chiama Gli ingegneri della vittoria, in cui si parla di questo approccio di problem solving, cioè la capacità di contribuire risolvendo problemi. Quindi, riassumendo, il nome ricerca operativa nasce da lì. Naturalmente, come molte tecnologie nate nel corso di eventi bellici, poi finita l'emergenza, si è trovato il modo di utilizzare e di sfruttare queste tecnologie, queste metodologie per scopi civili, sia industriali che umanitari, che nell'aiuto alle decisioni in generale. Ed è questo l'ambito più interessante della ricerca operativa, cioè il suo utilizzo militare è abbastanza marginale al giorno d'oggi. Definizione: è difficile darvi una definizione di ricerca operativa, ma posso sfruttare quello che dice un collega che si chiama Bert Simas dell'MIT, vicino a Boston,
Che dice questo? La ricerca operativa, adesso va di moda un nome simile che si chiama Analytics, ma la ricerca operativa è intanto una scienza, forse dovevo scrivere in rosso anche questo, è una scienza, no, no, non è una serie di ricette o di facili soluzioni, è un approccio scientifico, questo è fondamentale. Comunque la ricerca operativa è la scienza attraverso la quale, usando dati, e ora siamo sommersi di dati, ne abbiamo un'infinità, li generiamo e li possiamo usare. Un tempo era più difficile accedere ai dati, adesso l'accesso ai dati è gigantesco. Quindi è una scienza che, uno, utilizza i dati, quindi parte dall'evidenza. In medicina c'è una parte della medicina che si chiama medicina basata sull'evidenza. L'evidenza sono i dati sperimentali. Quindi partiamo dai dati, numero uno. Con i dati costruiamo modelli, no, non saranno modelli fisici, sono modelli matematici, equazioni, disequazioni, formule. Quindi estraiamo dai dati delle informazioni che ci servono a costruire un modello teorico. Questo modello viene analizzato e viene sfruttato per generare delle buone decisioni. E cosa sono le buone decisioni? Sono le decisioni che creano del valore. Il valore si può intendere in molti modi, possono essere quattrini, ma può essere miglioramento della qualità, può essere affidabilità, può essere sicurezza, può essere tempo risparmiato. Ci sono tantissime declinazioni del termine valore, ma la cosa importante è che la ricerca operativa si occupa di suggerire soluzioni che permettano di accrescere il valore per i singoli, il valore per le aziende, i valori per la società nel suo complesso. Definizione molto vasta, ma vedremo nel piccolino dell'esempio che vi farò fra un attimo, che queste parole chiave le ritroveremo. Allora, come dicevo, in questa breve presentazione, anzi, mi accorgo. Sono già a metà strada. Allora, in questa breve presentazione vi farò un esempio soltanto. Quindi non pensiamo che la ricerca operativa coincida con quello di cui vi sto per parlare. Questo è solo un esempio, abbastanza elementare, ma rilevante, di un problema di ricerca operativa e anche delle sue applicazioni possibili. Il problema si chiama matching, accoppiamento. Abbinamento, accoppiamento, un match, pensate ai match negli sport, sono incontri a due. L'esempio su cui mi baso è questo: immaginiamo di avere un gruppo di persone e un gruppo di compiti, duties, dei doveri, qualcosa da fare. Per esempio, dei progetti che voi studenti dovete fare. Quindi ho 10 studenti, 10 progetti e devo fare un match, devo dire quale studente fa quale progetto. Nel decidere chi fa che cosa, devo tenere conto intanto delle compatibilità, magari certuni non possono fare certi progetti, non hanno il background sufficiente per fare certe cose, quindi c'è un problema di compatibilità. Alcuni accoppiamenti tra persona e compito non sono possibili, semplicemente. Però posso tenere conto invece, tra quelli compatibili ci possono essere delle preferenze. Per esempio, nel distribuire compiti a voi studenti, io potrei dire, ma stilatemi una classifica, qual è il compito che vi piacerebbe fare di più e quello che vi piacerebbe fare di meno? E io cerco di fare un match, di accoppiare i vostri desideri, preferenze con i compiti, in modo tale da cercare di soddisfare al meglio le vostre aspettative. Quindi posso tenere conto delle preferenze. Anziché le preferenze, ci potrebbero essere dei costi, per cui costi o dei tempi, ci potrebbero essere altre misure della bontà di un match. Vi faccio vedere un esempio grafico. Ecco, vi farò vedere una tabellina fra un attimo, in cui uso un codice colore,
per dire se un accoppiamento, l'accoppiamento ideale lo faccio verde, brillante, un verde un po' più così così è molto buono, via via che vado verso il giallo arrivo a una qualità media, se mi avvicino al rosso dico no, questo accoppiamento non è un granché, è addirittura pessimo, se è nero dico no, quello non si può fare, è un accoppiamento impossibile, è quella persona quel compito assolutamente non lo deve fare. Mi piacerebbe accoppiare in modo tale da avere il più verde possibile, chiaramente. Adesso, ecco, questa illustrazione è un gioco, non nasce da un problema reale, però è per far capire di cosa stiamo parlando. Qui sotto vedete P1, P2, P3, P15 sono dei segnaposto che rappresentano 15 persone, la persona 1, la persona 2, la persona 15. D1, D2, D3, D15 invece sulle righe rappresentano i duties, i compiti da svolgere. Il colore della pallina rappresenta quanto è buono quel compito per quella persona. Ad esempio, se noi guardiamo la persona numero 1, ecco, queste sono le preferenze della persona numero 1. La persona numero 1, alla persona numero 1 piacciono molto il compito 11, il compito 13, il 4, un po' meno l'1, decisamente meno il 2, il 6 non ne parliamo nemmeno, e così via. Se per ogni persona, vedete la persona numero 15, non può assolutamente fare il compito 15, non può fare assolutamente nemmeno il 13, ma nemmeno il 9, nemmeno il 7, è molto restrittivo. A questa persona sono assolutamente sgraditi questi compiti qua, il 3, il 4 e l'11. Però a questa persona piace molto il numero 1. Allora, vedete che è un problema di decisione, è una situazione particolarmente, insomma, elementare, non è un problema complesso, devo solo creare questi accoppiamenti, però vedete che dobbiamo decidere qualcosa, dobbiamo prendere delle decisioni, queste decisioni riguardano chi fa che cosa. In questo chi fa che cosa devo stare attento che ogni persona abbia un compito, che ogni compito venga fatto da una persona, non da più di una, e poi ci sono dei conflitti di interesse. Vedete, ci sono compiti che piacciono molto a persone diverse. Il compito numero 1 piace molto alla 15, piace molto alla 11, piace molto parecchio alla 3, quindi non riuscirò a darlo a accontentare tutti, dovrò fare delle scelte. Ora, la stragrande maggioranza delle persone, molti degli informatici, smanettoni che partono subito a scrivere un codice per risolvere i problemi, ecco, moltissimi, ma in particolare la stragrande maggioranza delle aziende che deve risolvere problemi decisionali, non solo di questo tipo, anche di tipi completamente diversi da questo, adotta una strategia che io chiamo greedy, cioè golosa, che vuol dire anche miope in un certo senso. La strategia golosa è cerchiamo di dare una sorta di lista di priorità per prendere decisioni semplificando in qualche modo il problema. La tipica semplificazione consiste nel decidere una persona alla volta, oppure un compito alla volta, qui possiamo scegliere, però quello che si fa tipicamente è io prendo le persone che ho indicato qua, dalla 1 alla 15, e cerco di sistemare, di prendere una decisione sequenzialmente, una alla volta. In che sequenza ordino queste persone? Questo dipenderà da una priorità. Moltissimi metodi nella pratica aziendale si basano su liste di priorità e una volta che ho deciso l'ordine, per esempio qui sceglierò per prima la persona 1, poi la 2, poi la 3, poi la 15, fatto questo ordinamento a ogni persona do il compito migliore. Quindi i primi saranno avvantaggiati, gli ultimi un po' meno. Come dicevo, questa è una strategia
si chiama Gridio, mio, anche miope, perché non guarda il problema nel suo complesso, ma cerca di risolverlo senza aver analizzato l'intero problema. Allora, come farebbe un decisore classico che non conosce la ricerca operativa? Beh, partirebbe dalla persona 1 e a questa persona assegnerebbe il compito migliore possibile, l'11. A questo punto, vedete che è sparita la riga orizzontale, i pallini del compito numero 11, perché il no, compito 11 l'abbiamo assegnato, è finito, è già stato attribuito, non lo possiamo riassegnare. Quindi ho cancellato tutta la riga. A questo punto passo alla persona numero 2. La persona numero 2, vedete, ha dei verdi e dei rossi. Beh, il compito migliore per la persona numero 2. Vediamo se mi si accende. Eccolo qua, è il compito numero 1. E anche qui, a questo numero 15. A questo punto tutta la riga del compito 15 sparisce perché non è più assegnabile, gli abbiamo attribuito. E possiamo andare avanti così. Questo scelgo tra quelli rimanenti, scelgo il migliore per la persona 3. Tra i rimanenti, il migliore per la persona 4. E vedete, c'è un sacco di verde, quindi non sta andando male. Però via via che io assegno in modo sequenziale i compiti alle persone, vedete che restano molti brutti colori, neri, rossi, gialli, e quindi pian pianino si degrada la qualità dell'attribuzione che io posso fare. Vado avanti così, vado avanti ancora così, e questo, vedete, il signor 8 riceve un compito che è il numero 10, che non è il massimo, è accettabile, ma non è proprio eccellente. Persona numero 9, la persona numero 10 ha un compito giallo, mediocre. Passiamo alle 11, vedete, quassù c'è un verde e quindi glielo assegnerò. Passiamo alla 12, il meno peggio è questo, glielo segniamo. Passiamo alla 13, già qui è un giallo, un verde un po' più chiaro, glielo assegniamo. Vedete che succede? Che alla 14 ho una scelta obbligata, o rosso o nero. Da tenere presente, se questo rosso qui fosse stato nero, avrei terminato senza decisione, cioè sarei rimasto senza compiti per il signor 14. Quindi pericolosa questa strategia, potrebbe non portare a una soluzione del problema. Invece in questo caso succede, però attribuisco due pessime scelte a 14 e a 15. Quindi questo è un modo molto semplice per risolvere il problema, ma molto inefficace. La soluzione che si genera può essere ben lontana dall'essere una buona soluzione. La ricerca operativa non opera in modo sequenziale in questo problema, opera in modo globale, guardando all'intero problema, tutto quanto, e cercando la miglior soluzione globalmente. Il mio laboratorio si chiama Laboratorio di Ottimizzazione Globale. Non guardiamo a fette del problema, guardiamo al problema nel suo complesso. E questa, credetemi, è la soluzione che trova, la ricerca operativa attraverso degli algoritmi specializzati. Si vede subito che è una soluzione migliore, è quasi tutto verde. Questo è un confronto. La soluzione fatta una alla volta da due compiti rossi, uno giallo, tre giallognoli, 3, 5, 1, via via verso il verde. La soluzione trovata come metodo di ricerca operativa ha come peggiore assegnazione questo, che tra verde e giallo, 8 verdi, 4 più verdi, 2 perfetti, nessuno più in là. A questo punto, come ho fatto a trovarla? Scusate, prima di dirvi come ho fatto a trovare questa soluzione, vi dico, faccio una piccola digressione per dirvi a che cosa serve questo giochino. Per compiti e persone, sì, ma ci sono tante altre applicazioni possibili, semplici, solo di questo modello. Se i compiti sono pezzi di software, magari c'è un programmatore che è molto bravo in CBP, un altro che è molto bravo in Java, un altro che è bravo a scrivere in Python. Quindi, a seconda del tipo di software da sviluppare, uno ci metterà più tempo e un altro meno tempo. E quindi quei pallini verdi, rossi e gialli indicano tempo veloce,
tempo medio, tempo lungo per risolvere il problema. Cerchiamo di assegnarli nel modo migliore possibile, diminuire il tempo totale. Assegnazione di turni. Se le persone sono persone e i duties, i compiti sono turni in ospedale, per esempio, attribuire i turni è sempre fonte di grandi litigi e grandi discussioni, e in questo modo io posso dire al signor numero uno, che turno preferisci? Notte, libero, libero, mattina, pomeriggio, oppure mattina, pomeriggio, venerdì notte? In base alle preferenze cerco di attribuire i turni meno sgraditi alle persone. Ci sono applicazioni anche alla ricostruzione di tracce radar. Posso cercare di accoppiare le delivery, Deliveroo, vari fattorini che portano cibo, ho un po' di richieste, persone che stanno ordinando cibo da casa, un po' di fattorini pronti per la consegna e devo decidere chi consegna a chi. Quindi accoppiare il ragazzo in bicicletta che fa la consegna con la consegna da effettuare. Abbastanza attuale in questo momento, posso avere da un lato unità di terapia intensiva, dall'altro pazienti e cerco di accoppiarli, de decidere quale paziente va in quale unità intensiva, basato per esempio sulla distanza. Ci sono pazienti in questi giorni che dalla Lombardia sono stati mandati in Sicilia. Questo è negativo, se è possibile evitarlo è meglio. Ecco, l'accoppiamento che guarda complessivamente tutte le situazioni può permettere di gestire, non di avere più unità disponibili di cure intensive, ma di usarle meglio. Questo è lo scopo principale della ricicloperia. Un'ultima applicazione per me molto stimolante è accoppiare reni da trapiantare a pazienti in attesa di trapianto. L'accoppiamento ha una qualità, il verde, rosso, giallo o il nero, che dipende dalla compatibilità, ma se riusciamo a guardare all'insieme dei pazienti in attesa in modo globale e non solo, tenendo conto sì, ma non solo sulla lista di priorità, stirata senza tenere conto delle disponibilità, possiamo migliorare. Questa qui rappresentata è l'immagine di un articolo scientifico apparso pochi anni fa, basato su questo modello del matching più un'altra parte sempre di ricerca operativa, in cui il modello viene applicato, viene regolarmente utilizzato in ospedali americani con un incremento del numero dei trapiantati dopo l'uso di questo modello che è superiore al 20%. Cioè riusciamo a salvare più persone grazie all'uso della ricerca operativa. Poche parole conclusive per dirvi che c'entra questo con algoritmi, la matematica, i modelli di cui vi ho parlato nella definizione di ricerca operativa all'inizio. Questo è un problema cosiddetto combinatorio. Le soluzioni, in teoria, le potrei elencare tutte per cercare la migliore, perché per ogni accoppiamento possibile, persona compito, sì, l'accoppio, no, non l'accoppio, due possibilità soltanto. Quindi un modo per affrontare questo problema, però attenzione che qui c'è scritto come non risolverlo, un modo sbagliato per affrontare questo problema è questo, enumerare, elencare tutte le combinazioni possibili. Quella tabella che abbiamo visto, 15 per 15, ogni pallino, io lo posso accendere o spengere, dire sì. È un accoppiamento? No, non è un accoppiamento. Bene, se io enumero, cerco di trovare tutti i modi possibili in cui posso dire per ogni accoppiamento se c'è o se non c'è, beh, questi sono tanti, sono 2 alla 200 in questo esempio, che è un esempio piccolo, non è un esempio di grande dimensione. 2 alla 200 è un numero spaventoso, è enormemente di più del numero di atomi dell'universo. Non avremo mai un computer così veloce da esaminare così tanti casi.
Beh, in realtà non è l'unica rappresentazione possibile. Io posso pensare a una rappresentazione un po' più efficace del problema, in cui penso che una persona scelta a caso ha 15 scelte possibili, la seconda deve scegliere fra le 14 rimanenti, la terza deve scegliere fra le 13 rimanenti, l'ultima ne avrà una sola, quindi ho 15 per 14, per 3, per 2, per 1, 15 fattoriale, modi diversi. Questi sono grosso modo 10 a 12, 1 milione di milioni di casi. Sono un bel numero. Se avessi 20 persone, 20 compiti, questo sarebbero 2 per 10 a 18. Questo è sbagliato, 2,4 per 10 alla 18 è un numero mostruoso perché l'età dell'universo è più piccola se la scriviamo in secondi, quindi non avremo mai un computer così veloce per fare questo, ma è stupido enumerare tutte le soluzioni. Ci sono dei metodi migliori? Sì, ci sono. Sono basati su una teoria, che è la teoria dei flussi su reti, che fa parte, che è una sottoinsieme della teoria dell'ottimizzazione lineare. Come ci si arriva? Ci si arriva con un modello. Qui vi farò vedere un pochino di matematica, anche se il tempo ormai è molto oltre il limite che mi ero dato. Poco di matematica, ma poca. Prendo un'incognita, una variabile, una decisione, che può valere 1 se accoppio il compito i con la persona j, 0 altrimenti. Come faccio a scrivere che la persona 1 deve fare un compito solo? Siccome queste variabili x valgono 0 o 1, se ci pensate un attimo, in questa equazione sto sommando 15 incognite e il risultato deve fare 1. Siccome le incognite valgono 0 e 1, l'unica possibilità per avere 1 come risultato è che una di loro valga 1 e tutte le altre 0. Allora, se valesse 1 l'incognita x4,1, vorrebbe dire che il compito 4 lo fa la persona 1 e le altre no, e gli altri compiti lo faranno qualcun altro. È una equazione lineare di primo grado che dice che la persona 1 fa un compito solo. In generale, questa stessa cosa la devo fare per la persona 2, per la 3, per la 4, per la 15, quindi ho un sistema di equazioni lineari. Simmetricamente, il compito 1 deve essere fatto da una persona soltanto. Qui assomiglia a quella di prima, però anziché esserci x1,1 più x2,1 più x15,1, c'è cioè x1,2 più x1,15. Stesso tipo di equazione, cioè prendiamo il compito numero 1, andiamo a vedere le persone che potrebbero farlo. Se io faccio la somma delle variabili 0, 1, binarie, che mi dicono sì o no, quella persona fa il compito 1 sì o no, se la somma deve fare 1 e loro sono binarie, solo una può valere 1 e questo si generalizza. Morale, il modello nel suo complesso diventa questo, probabilmente oscuro a molti di voi, ma qui riconoscerete equazioni di primo grado, equazioni di primo grado, e qui una funzione che vorrei minimizzare, che è il costo totale dell'abbinamento. E questo direi è quanto volevo raccontarvi in questa breve introduzione. Mi fermo qui, potrei parlare per molte ore ancora, ma mi fermo qui per i limiti che mi sono stati più o meno suggeriti. Grazie per l'attenzione. Se volete materiali in più, informazioni o curiosità, qui trovate i miei riferimenti. Grazie a tutti e buonasera.